il litro e mezzo del tramvai. Dopo a Rebelea, a carrozza, a tanti posti ti ha dai cavalli, ularia o tramvai. Tramvai è una parola che deriva dall'inglese tramway. In Inghilterra ha la linea di tramvai. A Siena l'identifica invece un mezzo di trasporto. Il primo tramvai elettrico a Siena è nel 1893. Il primo biglietto veniva da Esercizi. In 1895 nasce l'UITE, Unione Italiana Tramways Elettrici. Qui tramvai nasce anche nuove parole: culisse, manovratù, tranviere, bigettaio, controllo, quello che controlla il biglietto, maneggia per regolare la velocità, daghelotto per una massima velocità, rascia culisse, c'è anche un mestiere rascia culisse. Ed è quello che a passo lento, con la schiena cega, stando attento all'arrivo del tramvai e tenendo una lunga rascetta di ferro, levava dai culisse fogge, porcaie, brata e nessuno, anche legna, che veniva tante volte a devia do manovratù come freno d'emergenza, scarica con una leva apposta in sce culisse, per frenare tua. In 1906, per motivi di sicurezza, in suo tramvai venne montato su una G, con un suono molto caratteristico. Tanta gente oramai assemesciava col tramvai e, attaccato al tramvai, uno le ha solo in modo di dire. Tanti aspettavano apposta a vettura ciupinga e a staccavano, stando de feo per non pagare il biglietto, schivando bigettaio e controllo. In tempo di guerra, quei tramvai se che fava di tutto, dai funerali al trasporto dei mersi, fin anche i maiesi. Into dopoguerra, un numero di tramvai si è ridotto per motivo di bombardamenti e si doveva mettere più gente in poche vetture a restempe. Per poi trasportare più passeggeri, che volevano delle vetture più capienti, perché solo così potevano contenere i costi. Così lo vedete, all'inandia il programma di trasformazione di servizi e di rinnovamento di materiale rotabile. L'orientamento è quello da dove via delle vetture capienti per quattro direttrici, Vutri, Nervi, Ponte Decimo e Pro. L'UITE ha studiato da Binà de vege motrici a dei remorchi, pinandia de vetture articolè speciali. Posso aspetto, una volta messa insieme al primo lotto di motrici da serie 1200 in Trento servizio in 1949, che dai di nomiaggi simpatici. A Lambretta, o Galinà, o litro e mezzo. E sì, o litro e mezzo, perché olea in tramvai con un altro remorchio taggio a meite, costava in pe in scensulo asse, che ballava ben ben in ta corsa, e olea diventò a demua di figgio. A gente che montava mavo in te ansima, e solo quando avventura lunga, olea zappina. E altre articolè in servizio, in costituire da un gruppo di quattro vetture da serie 1100, derivè da vettura Genova, vanto da nostra città, messa in servizio in 1942. De seguio più valide, come estetica e numero di posti, saiane vetture da serie 1600, fette mettendo insieme motrice e remorchi, in tre in servizio da 1949. In 1954, ripigia la trasformazione di vege motrice e remorchi, in vetture più capienti e articolè. E motrici da serie 700 vengono a corpè, infiando un terzo elemento sospeso in mezzo ai due motrici, così da formare una vettura lunga 20 metri, che può portare 170 passeggeri. Si riesce così a ottenere 15 vetture serie 1700, che per come è messa in tre tocchi si guadagna un omiaggio di due stanze e una cucina, due camere e cucina. Anche stavolta i senesi riescono a fare dell'ironia insieme. L'ultimo tramvai si afferma in 1966. A fin della sua carriera, e quattro vetture 1100 venivano vendute in Svizzera per prestare servizio a Neuchâtel. Come l'hai detto Giorgio Marzari, in ta trasmissione radiofonica Lanterna, avevamo quattro tramvai in te incanto e le mandè in te incanto. In ringraziamento particolare a Claudio Sera, che da grande esperto dei tramvai ho la messa a disposizione foto e competenze. Allegri.